Intercultura, ponte tra le civiltà. Benvenuto a tutti voi da Daniela Piazze, da Radio Voce della Speranza, per questa nuova puntata di Intercultura, ponte tra le civiltà. E per Intercultura quest'oggi siamo in collegamento WhatsApp con la dottoressa Angelica Calò. Pronto Angelica, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Daniela. Allora Angelica, tu sei fondatrice di Bereshit La Shalom, questo teatro per la pace, ma poi sei educatrice e promotrice di corsi in varie scuole e università proprio per l'integrazione tra i popoli. Ricordo uno dei progetti era una cultura in tante culture, quindi riuscire a comprendere come la nostra cultura poi non può definirsi un'unica cultura, ma un insieme di culture. Poi ad esempio quella siciliana sappiamo che è fatta di tante culture che si sono integrate con il territorio siciliano. Qualche giorno fa ho avuto il piacere di intervistare Samar Sahar, che tu naturalmente conosci bene, che è stata impegnata per diversi anni, circa 27 mi diceva lei, proprio per una casa rifugio dove lei accoglieva orfani ma anche donne maltrattate. Quindi con lei ho parlato di un tema purtroppo reale, che è quello del femminicidio, un dramma che colpisce tutti i paesi, non solo quelli magari più poveri o comunque sottosviluppati, ma ecco, a tutte le latitudini purtroppo si sentono di questi episodi. In Italia ad esempio 3 donne al giorno, quindi un numero abbastanza alto. Non sembra che questo numero voglia diminuire, quindi questo ci fa capire che in Italia, nonostante le campagne che si facciano, le leggi a favore delle donne, comunque questa è una terribile tragedia. Volevo chiedere a te, Angelica, che da anni lavori con i ragazzi e con le ragazze di diverse etnie, religioni, culture, e tu proprio li aiuti a formarsi al rispetto delle diversità. Secondo quella che è la tua esperienza, hai trovato una spiegazione a questa pazzia che porta l'uomo e il ragazzo a uccidere, arrivare a uccidere, a far violenza alla propria donna o comunque alla donna in genere? Guarda Daniela, io come al solito do un peso enorme all'educazione, che è anche, diciamo, crescere con una mentalità specifica, crescere con un modo di comportarsi uno verso l'altro. Se già per esempio in famiglia un padre ha, prima di tutti, un padre che non rispetta la madre, ma anche un padre che ha 2 figlie e un maschio, e tratta il maschio diversamente dalle femmine, cioè le femmine devono pulire anche per lui, le femmine devono dare prima di tutto da mangiare a lui. Il maschio cresce in un'atmosfera in cui gli spetta, uno, tutto di diritto, due, è ha un'importanza più grande delle sorelle, e in più entra in un'atmosfera in cui gli è dovuto tutto. E molto spesso, visto che oggi viviamo, perché poi secondo me questa cosa del femminicidio sta diventando ancora peggio adesso, perché un uomo che è cresciuto tutta la vita pensando io sarò il capo di casa, il padrone di casa, quello che erediterà tutto dai genitori o cose del genere, quando vede che una sorella o sua moglie o un'altra donna che lavora con lui è più di lui, che potrebbe essere più di lui dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dell'intelligenza, dal punto di vista di un qualunque punto di vista, scatta secondo me un meccanismo di dire non è possibile che questa mi supera, non è possibile che non mi dà il mio posto di re indiscutibile. Capisci quello che ti dico? Sì, sì, molto chiaro. E questo diventa un meccanismo che dice questa donna, e molto spesso succede con la moglie, se la moglie è molto bella, se la moglie è in carriera, se la moglie risponde, perché in certe culture la moglie non deve neanche rispondere. La moglie, cioè, io adesso veramente non, in Israele questa cosa succede di meno, diciamo, nella parte, cioè Israele è divisa tra, ci stanno tante culture. Purtroppo
ancora in culture come i drusi o i musulmani, per esempio il fatto che i musulmani si possono ancora sposare 2-3 mogli, cioè questa è una cosa che ormai bisogna un attimino cambiarla, capisci? Cioè, sì. Ma che donna è d'accordo che il marito una sera va con una moglie, una sera va con un'altra? Cioè, oh, ma diamoci una smossa. Io sono rimasta a bocca aperta perché ci sono dei villaggi musulmani in Israele. Una volta ci hanno invitato a cena, la donna ha servito tutta la sera a tavola in silenzio, con tutta la faccia coperta, si vedevano solo gli occhi. Io mi stavo sentendo male, non riuscivo a mangiare niente. E lui l'ha presentata come sua moglie con grande orgoglio. Quando siamo usciti, è arrivata una, sempre pure lei coperta, però è vestita diversa. Allora fa, questa è mia moglie, faccio, ma già si ha fatto in tempo a cambiarsi. Lui si mette a ridere, guarda mio marito e fa, no, noi ci possiamo permettere 2 mogli, anzi io ce n'ho 3. Come? Certo, sei rimasta scioccata. Guarda, io adesso te la racconto questa cosa, c'ho la nausea, c'ho proprio una nausea fisica, capito? Una nausea fisica, anche perché se tu senti le storie di Samar, che tra l'altro la conosco perché te l'ho presentata io, sì, la mia amica sì. palestinese con la quale abbiamo fatto veramente una serie lunghissima di conferenze, siamo andati in Italia, siamo andati fuori dall'Italia. Siete stati anche a Catania insieme. A Catania, a Palermo, abbiamo fatto veramente tutta la Sicilia. Comunque, lei raccontava di storie allucinanti di mariti, appunto musulmani, che si sposavano la seconda moglie, e la seconda moglie non voleva i figli a casa, e loro li abbandonavano i figli della prima. Quindi proprio magari senza... la prima era morta, diciamo, mm-hmm. capito? Cioè, qui ci sta un lavoro educativo a livelli altissimi, da fare, capisci? A livelli di dire una volta per tutto a queste, diciamo, a questo tipo di culture, chiamiamole culture, chiamiamole religioni, chiamiamole non so come, ma nel quale tu gli dici, ragazzi, la ragazza e il ragazzo nascono dalla stessa pancia, nascono dagli stessi geni, dallo stesso DNA. E questi hanno diritto davanti a Dio allo stesso modo, e tu non ti puoi comportare adesso, non ti puoi comportare in maniera come tu ti comporti. Ora, per certi uomini che io, secondo me, a parte che hanno pure dei problemi, va bene, però è molto facile svoltarselo con una donna, perché una donna, anche la più forte donna fisicamente, è più debole di un uomo. Diciamo, dal punto di vista, non ce so prende una che alza i peli, o che fa karate o fa krav maga, però in generale una donna è meno forte di un uomo, per cui per un uomo è molto più facile picchiarla, capisci? Certo. E questo è pure ingiusto, non è giusto, perché la donna... non è, adesso ti faccio un esempio adesso mio personale, una cosa molto molto bella che a me è successa una volta. E io ho 4 figli maschi, e una volta mi hanno detto, io adesso ho una nipotina, ho detto, finalmente c'ho una femmina dentro casa. Allora mi hanno detto, sì, a noi ci hai educato tutti come femmine. Dico, come femmine? Mi fanno, ti pare normale che 4 maschi non siamo mai andati a botte con nessuno e a botte tra di noi, mi hanno detto. E sono tutti romantici, hanno tutti la ragazza, le ragazze loro dicono, le mogli dicono che sono molto più romantici loro che loro femmine. Però una volta uno dei miei figli tornò a casa che un altro ragazzo della classe lo prendeva in giro, lo trattava male, e un giorno gli aveva dato un pugno. Lui arriva a casa e io e mio marito facciamo, vabbè, io ma pure tu puoi dare una volta un pugno a un altro. Lui mi guarda e mi fa, mamma, adesso ti chiedo, ma guarda Daniela, se avrà avuto forse 10 anni, mi fa, scusa mamma, ti voglio chiedere, se una ti fa qualcosa, tu gli dai un pugno? Io lo guardo e faccio, vabbè, io
non ci sono abituata a dare pugni. E neanche io, mamma. Che mi vuoi dire? Che dato che sono un maschio devo dare i pugni? Pazzesco. Cioè, mi fece rimanere così a bocca aperta, perché cioè, mi sono resa conto che noi i nostri figli l'abbiamo educati in un modo che non si danno i pugni, si parla, capisci? Certo. Si parla, ci si chiede, si può essere non d'accordo, ma non c'è bisogno di alzare le mani. E lei mi disse, le mani si alzano quando uno non sa più cosa dire. Si vede che quello io l'avevo fatto stare così male che non sapeva più cosa dirmi. Ti rendi conto? Certo, è stata bella questa riflessione, tenendo conto che tuo figlio era piccolo, ecco, non era diciamo un adulto. È proprio una questione di indole, come ti posso dire, di indole, di educazione. Poi non ti voglio dire poi che io non faccio la differenza, beh, io le femmine non ce l'ho avute, però tipo, non ho mai fatto differenza chi cucina in casa, chi mangia si deve lavare, cioè una volta ognuno a turno ci si lava i piatti, capito? Loro sanno tutti cucire un bottone e non si vergognano di saper cucire un bottone e di saperti stirare, che pure questa è un'altra cosa importante, Daniela, cioè noi a casa con mio marito non abbiamo mai avuto un dubbio chi cambiava il bambino, chi cambiava il pannolino, chi andava a buttare l'immondizia, chi lavava i piatti, chi stirava, chi cucinava, perché in quel momento io magari stavo scrivendo un articolo o chi, capisci? Certo, questa cosa è molto bella che ci stai raccontando, perché è evidente che il germe dell'amore o della violenza, ecco, si semina in famiglia. Ho sentito anche donne che mi hanno raccontato che, per esempio, il marito gli dice: tu bisogna che la fai finita di fare questa cosa, perché sennò dicono che sei tu che c'hai i pantaloni in casa. Mm-hmm. Si dice? Sì, sì, okay. Sì, si dice, sì. Allora, è successo una volta che un tizio del kibbutz pensa, che tra l'altro è uno un po', come ti posso dire, molto sciovinista, molto maschilista, uno che io non è che tanto mi è tanto simpatico, però lui lo fa basta certe volte. Insomma, stavamo tutti al tavolo nella sala di pranzo, a un certo punto proprio fa così. Eh sì, perché tanto lo sanno tutti chi è che c'è i pantaloni in casa, a casa vostra. Allora io faccio finta di niente, poi io dico: vabbè, questa cosa la sceglie Yehuda, mio marito. Allora fa: ah, perché Yehuda tante volte sceglie anche qualcosa? Allora, a questo punto mi giro, Yehuda non dice niente, mi giro e gli dico: ascoltami, è vero che io sto sempre sul palcoscenico, ma sappi che se non ci fosse Yehuda tra le quinte, che muove, apre il sipario e accende le luci, a me non mi si vedrebbe. E lui è rimasto zitto così. Poi sono andata a casa e gli ho detto: ma Yehuda, ma perché non hai risposto? Non ci rimani male che ti dicono così? Lui mi fa un bel sorriso, perché questa è la cosa più importante, Daniela, questa è la cosa super più importante. Mi ha detto: ma Angelica, io lo so chi sono io lo so qual è il nostro rapporto, e lui sa benissimo che senza tutto il suo sostegno io molte delle mie cose non le potrei fare, avrei potuto con quattro figli già continuare a fare il master, il dottorato, fare tutto quello che faccio oggi col teatro, con Bereshit Shalom. E lui mi ha detto: io lo so che queste cose noi le condividiamo, però questo perché, Daniela? Perché è cresciuto in una famiglia come questa. Però lui ha un carattere così, lui fa tutto in silenzio, lui non c'è bisogno che lo fanno salire sul palcoscenico e gli danno le medaglie. Ma quanti uomini possono essere così? Io penso che i veri uomini, quelli che sono uomini nel senso perfino del maschio, sono quelli che sono sicuri delle loro potenzialità, capisci? Non hanno paura che una donna è più forte di loro, ma molti hanno questa paura e diventano violenti. Questo è esattamente il problema. E poi credo si dovrebbe educare anche le ragazze e le bambine a saper fare anche delle cose che magari in genere non si fanno, come cambiare una lampadina, cioè fare delle cose che in genere si lasciano fare agli uomini. Io ti dico di più, io penso che perlomeno questo è quello che penso oggi con la nuova generazione di Israele, che loro non gli insegnano solo a cambiare la lampadina, ma la ragazza, proprio adesso, prima che tu mi telefonassi, c'era qui una pubblicità
su una nuova fondazione che educa le ragazze allo sport. Allora diceva, per creare la sicurezza in se stessi, per solidare la tua il tuo modo di esprimerti, comincia a fare calcio, comincia a fare basket, comincia a fare corsa. L'uomo e la donna devono avanzare insieme, perché ognuno ha delle sue peculiarità, delle sue competenze che può aiutare uno all'altro, capisci? Sì. E questo è quello che dobbiamo fare. Tra l'altro, ti ricordi che io ero consigliera, come si chiama, consulente accademica nella scuola Drusa? Sì, sì. Te l'avevo raccontato, tra le altre cose, e dovevo inserire nuove competenze per consolidare i ragazzi. E una dei progetti che ho inserito era: uomo e donna avanzano uno a fianco all'altro. Bellissimo. In quarta elementare questo l'abbiamo fatto. Le dovevano per creare dei progetti insieme, un maschio e una femmina insieme, che ognuno insegnava all'altro. I ragazzi insegnavano, tra l'altro, come siamo arrivati a questo? Tutta la prima lezione l'abbiamo fatta così, ho scritto sulla lavagna. Ok. Facciamo così, ragazzo, ragazza, sulla lavagna, no? Chi è che fa sport? Allora i ragazzi, tutti i ragazzi, ho detto, raga, non ci stanno ragazze che partecipano alle Olimpiadi? Ah, beh, sì, beh, allora scriviamolo, sia dei maschi che dalle femmine. E cuochi, che fai qua? Chi cucina bene? Ah, le ragazze, le mamme, dico, perché non ci sono i cuochi maschi? Lo sapete che gli chef? Insomma, abbiamo trovato un po' tutto che facevano anche i maschi e le femmine. Per me è importantissimo quello che ti hai detto, di consolidare anche lo spirito della donna, affinché non si crescano ragazze che si occupano solamente delle loro unghie colorate, di quanto i capelli stanno così o cos'ha, e di come sono belle, affascinanti e sexy, perché ci scordiamo poi dell'intelligenza emotiva, dell'intelligenza dell'intelligenza in generale, capisci? Sì, credo che questa cosa sia veramente fondamentale, Angelica, perché io credo che molte donne, no, non sappiamo fare alcune cose, ma non perché non le sappiamo fare, perché non le abbiamo mai fatte, no? E allora pensiamo che siano troppo difficili per noi quelle cose. Non solo, ma a volte molte donne hanno proprio paura di essere migliori dell'uomo, perché gli hanno insegnato a essere sottomesse, capisci? Sì. Senti, io avevo una volta un'amica che voleva continuare a studiare il master, e la madre gli ha detto: ma tesoro mio, ma se poi studi il master e poi continui, ma chi ti si sposa? Ci sono uomini che hanno paura di donne troppo intelligenti e troppo capaci, perché non sanno tenere testa. Vediamo cosa riusciamo a fare. Magari scopriamo di saper fare cose che non potevamo mai immaginare negli ultimi decenni. Vedo che la donna punta troppo sulla sessualità e sulla sensualità, e questo dà ancora all'uomo un'idea sbagliata di che cos'è la donna. La donna non è quella che devi portarti poi a letto. La donna è tanto altro. Quindi non esiste solo la sessualità e la sensualità. Però la donna punta molto, unghie lunghe, vestiti un po' particolari, trucco, e invece non va a coltivare l'interiore, che è quello che poi resta in una vita familiare che vuole essere duratura. Ti dico pure di più, Daniela, che essere romantici è quasi quasi diventato passé, capisci? Sì, sì. Ma che romantico, ma che... Un segno di debolezza. Cavolo, ma se non siamo romantici, ma se non andiamo a vedere una luna che sta sorgendo, se non andiamo a vedere un tramonto, ma se ci rimane nella vita se non vediamo queste cose qua? Ti do pure un altro esempio. Una ventina d'anni fa, quando eravamo in Italia a fare il nostro lavoro educativo, allora avevamo i figli che erano ancora piccoli, e c'era ogni martedì c'era il cinema, che per i bambini fino a 10 anni era gratis. Allora andavamo tutte le settimane a portarla al cinema. Un giorno li portiamo, c'era il giardino segreto, che è questa storia meravigliosa di questa bambina, così. E la settimana incontro un mio amico, mi fa: ah, che andate a vedere? Andiamo a vedere il giardino segreto. E non dice niente. La settimana dopo c'era Piccole donne. Beh, dice, troppo smielati questi film. Sul libro, no? Allora mi fa: oggi devo andare a vedere Piccole donne, mi fa. Oh, ma tu a questi ragazzini gli devi portare
vedere le ninja, li devi portare a vedere cose, ma che io fai vedere piccole donne? Io ho detto, oh, senti, i miei figli saranno grandi, dovranno pure sposarsi con delle donne, no? Per cui è meglio che capiscono adesso la psicologia delle donne. Ma guarda come mi sta a crescere questo! A questi, però per dirti, capito? No, perché è vero, hai ragione Angelica, anche i cartoni animati, quello che diciamo vedono i bambini e le bambine, a volte ecco insegnano proprio delle modalità come approcciarsi che non sono quelle giuste. Esatto, esatto. Io ti dico, io sono molto, molto orgogliosa di come ho cresciuto i miei figli, che tra l'altro, che ti posso dire, a parte il fatto che tutti quanti sono molto sportivi, giocano a basket, a pallone, però suonano anche la chitarra, il sassofono, si sono arruolati tutti all'esercito, tutti quanti come combattenti, per cui non è che dici sono cresciuti come femminucce, sono cresciuti, come ho sempre detto, come diceva Jung, con l'animus e con l'anima. Ognuno di noi, Daniela, ha il suo animus e la sua anima dentro di sé. L'anima è la parte femminile e l'animus è la parte maschile. E dobbiamo sviluppare tutte e due, perché in ogni momento della nostra vita abbiamo bisogno a volte di tirare fuori la determinazione, sai, combattere per le nostre idee, di rimanere, come ti posso dire, a volte abbiamo bisogno della dolcezza, del silenzio interiore, abbiamo bisogno di tutto, non possiamo essere solo maschio o solo femmine, ognuno di noi ce l'ha questa parte, queste due parti. E un po' questo è l'esempio che vediamo nelle scritture, quando Dio, che si presenta come l'Eterno, l'Onnipotente, poi si rivela ad Elia in un lieve sussurro, una musica dolce, o quando dice che ha portato Israele su ali d'aquila nel periodo in cui si trova nel deserto. Quindi molto spesso l'amore, ecco, che Dio mostra attraverso le parole scritte dai profeti, è un amore diciamo di madre, pur restando padre. Quindi ci sono delle caratteristiche emozionali, sentimentali, che fanno parte sia dell'aspetto maschile che dell'aspetto femminile. Eva è stata creata, diciamo, dalla costola di Adamo, se vogliamo vedere proprio Bereshit, ok? Sì. Alla fine sono fatti della stessa materia, è la stessa materia e sono uno dell'altro. Io personalmente, anche con i miei studenti, vabbè, con i miei figli sicuramente, con i ragazzi del teatro, con i miei studenti all'università, è molto 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 chiaro il messaggio. Dobbiamo avere le due parti, dobbiamo sviluppare le due parti, dobbiamo rivolgere uno all'altro con grande rispetto uno all'altro. È fondamentale, e dato che ho veramente vedi le culture differenti, le vedi, però io sono molto felice perché specialmente in Israele le donne stanno ricevendo molta consapevolezza sia delle loro capacità, sia delle loro possibilità, sia dei loro diritti, sia dei loro doveri, del diritto e del dovere di sognare e di mettere in pratica, e i ragazzi capiscono sempre più che diciamo in una coppia il compito uno dell'altro è aiutare per riuscire a camminare insieme. E credo che per quanto riguarda il germe della violenza di cui abbiamo accennato all'inizio, ecco, i genitori abbiano un ruolo molto importante. La donna deve prendere consapevolezza anche di aver capacità al di là di quelle che pensava di avere, e l'uomo invece lavorare molto sulla intelligenza emotiva, perché l'uomo da piccolo è stato rimproverato: non piangere perché non sei una femminuccia, no, questo non si fa. Ecco, bisogna che invece l'uomo possa esternare quello che prova, se c'è qualcosa che lo fa soffrire non deve far finta di niente e tenerlo dentro perché è maschio e quindi non deve far vedere questa fragilità. Esatto, brava. La fragilità non è, la fragilità tra l'altro non è una cosa terribile, perché molti maschi pensano oddio quanto è fragile. No, perché la fragilità è anche sensibilità e bisogna riconoscere la sensibilità. Però ti volevo anche aggiungere un'altra cosa, Daniela, una cosa importantissima, che è anche la violenza verbale.
perché molto spesso lo screditare una moglie davanti ai figli o persino un marito davanti ai figli. I figli stanno lì in silenzio e capiscono tutto quando un gesto, quando un padre dice sei una scema o non capisci niente, capisci? Sì, queste sì. Sono cose che i figli poi le portano con loro per sempre. E quando sarà il momento, loro ripeteranno esattamente questo, in ebraico si chiama dfus, questa, oddio come si chiama, cioè io ho imparato un modello e questo modello io lo rifaccio, sì, capisci, con mia moglie, lo rifaccio con mio marito. E questa è una cosa gravissima, capisci? Perché un marito che tratta, magari non la picchia, ma le dice sei una povera scema, o tutto quello che fai è stupido, o questo cibo fa schifo, o non lo so io adesso, va bene? È meglio che non ti ci metti neanche. Guarda, queste cose qui restano fisse. All'inizio per i bambini sono, diciamo, si dispiacciono perché vedono che la mamma rimane male, ma poi i maschi le ripetono, ma secondo me anche le femmine, cioè anche bambine che vedono che la mamma tratta male il marito, lo ripetono sia i maschi che le femmine, capisci? Sì, sì, cioè, chiarissimo. Bisogna stare attentissime a queste cose qua, attentissimi. Grazie Angelica, starei con te a parlare ore e ore perché sei una fonte inesauribile di idee. Cosa farai fra poco? Adesso sto andando in una scuola che fra una settimana iniziano di nuovo le scuole e incontro tutto lo staff delle insegnanti per alzare la motivazione, dare idee per il nuovo anno e faccio un laboratorio di educazione al dialogo e all'amore per i propri allievi. Perfetto, allora siamo proprio in tema. Grazie ancora Angelica, buon lavoro, a presto. Ciao bella, ciao. Ciao ciao. Intercultura, ponte tra le civiltà.